noi quando siamo stati presi poi in coppia nella nuova stagione, che era quella 11, eravamo tutti e due inizi questo tipo di rivoluzione audiovisivo in qualche modo. È stata una grande scuola, è stata una grande scuola stare 3 anni vicino a Nino Frassica e anche a Maurizio, che ha una formazione differente dalla mia, però in qualche modo ci siamo trovati nello stesso obiettivo e abbiamo trovato un modo per crescere insieme e per poi trovare una chiave per poter coesistere in una serie come questa. Hai detto quasi tutto. Sì, veramente veniva da pensare all'inizio, ma una serie come Don Matteo, chissà, in realtà abbiamo capito che dentro c'era il materiale per crescere, per raccontare storie veramente, devo dire che tutto il gruppo autorale, registi, eccetera, si è affidato. Credo abbia anche sposato il nostro tipo di umanità e quindi è stato bello dare una mano, essere al servizio di Don Matteo. Quindi grazie per come ci hanno accolto, come ci hanno fatto crescere, quindi speriamo di aver portato un nostro pezzetto anche noi. Ecco, questo, insomma, questi due attori hanno studiato, quindi hanno avuto una grande preparazione, però una cosa che non si sottolinea mai abbastanza delle serie, gli attori hanno la possibilità di prendere un personaggio e di farlo crescere, di, tra virgolette, invecchiare, invecchiare è un termine molto relativo, però e quindi il pubblico si affeziona al personaggio e lo vede passare, abbiamo dei casi anche recenti, Grey's Anatomy, credo che siamo alla 25ª stagione, quindi con personaggi che anche poi si affeziona tanto a un attore, scusate, si affeziona tanto al personaggio che decidono di proseguire con quell'impegno, con quelle cose. Ecco, volevo chiedervi, da un lato, che tipo di sfida è, ma anche che opportunità per voi di non dover sintetizzare il vostro lavoro in un numero di pose definite, in un numero di giornate definite. Parto io ti dico, anzi, la cosa è che credo che questo siamo abbastanza sulla stessa lunghezza d'onda. La cosa bella di questo mestiere è fare Don Matteo e vicino fare il fratello di Innocenzo, fare un'altra cosa, fare un personaggio negativo d'altra parte, poi essere a Teato, a Zelig e dare vari gusti. Questo sia raccontare la crudeltà del nostro essere artisti, della nostra umanità, sia per non annoiarsi e per arrivare sul set di Don Matteo con l'energia che ha dato una data col pubblico, eccetera. E essere una serie a dispetto dei santi non è, secondo me, non ha un valore. Lo ha se quel tipo di storia ha bisogno di te, cioè ti vogliamo e vieni, in quel caso lì allora ha senso, se no può essere un rischio, può essere come un artista di trovare un posto, il posto fisso, per citare un grande inglese. Sì, cinema, a parte magari alcuni casi come può essere il film di Linklater, adesso mi sfugge il nome, Boyhood, qui è stato girato praticamente in tantissimi anni o pochi mesi come quello, di solito il cinema si focalizza quindi entra nel dettaglio di un periodo, di una vita, di un sentimento, di un personaggio. L'approccio a questa serialità nunca ti permette di far vivere il personaggio, persona nella quotidianità, da quando si sveglia la mattina, la popolazione taglia la mela, quella paglia, come reagisce, a gli succede una cosa nella giornata, e così continuando riesce a farti costruire e ad entrare veramente nella quotidianità del personaggio. È ovvio che rende magari tutto un po' più strecciato rispetto a quello che mi puoi chiedere in cinema, nel quale invece vai appunto nel dettaglio e devi scavare all'interno del dettaglio. Però noi ci siamo permessi anche su queste serialità di scavare soprattutto in alcune scene che ritenevamo essere le più importanti, di cercare di fare il lavoro che probabilmente uno vorrebbe fare in cinema in questo caso. Cioè, di usare le stagioni che avevamo prima per creare un rapporto specifico tra i due. La nostra cosa era
la volontà era veramente quella. E quindi le prove che abbiamo fatto con Maria Chiara, anche prima, durante, erano sempre votate a questo. Ovviamente ci vuole tutto un apparato che sia allineato su questo, dalla regia, la scrittura, perché porti delle cose molto complesse come sono complesse gli esseri umani. Tentiamo di avvicinarci a questi. Però se già sei in due a volerlo fare, non è forte. E poi questa roba passa, la gente se ne accorge. Non tanto perché sono bravi questi attori, ma subliminalmente riconosce se c'è umanità o se c'è esibizione di qualcosa. E noi dobbiamo, questa roba ti sembra una cosa populista, però dobbiamo veramente fidarci che la sensibilità del pubblico ci sia, la voglia del bello e la sensibilità al bello, al complesso, eccetera, c'è.